Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Cos'è sto? Troppo commerciale. Devo fare qualcosa di diverso. Ehi, guaglio, se volete vedere questo video. No, anche così. Vabbè, niente, meglio rifacciamo. Partiamo dall'inizio. Vieni qua, vai. Tac. Oh, ecco. Ciao a tutti. Eccoci qua. Ah no, neanche che bello. Che maroni, però. Dai, rifacciamo. Tac, via. Vai, si parte. Ciao a tutti, ecco, ciao a tutti, ciao, scherzi a parte, via, stavo scherzando. Ciao a tutti, buonasera, o buongiorno, comunque quello che state guardando, a che ora è, se è notte, buonanotte. Piccola recensione su quello, sugli acquisti di oggi. Vabbè, c'è stato. Vabbè, scusate la barba, non ho voglia di farla in questo periodo, però domani la faccio. La recensione, allora, mi avevano regalato il giubbotto con super protezioni e tutto, quello l'ho fatto usare al viso, l'ho fatto già vedere, è già caricato. Solo cosa aveva a questo punto, io usavo così tutto chiuso. Questo invece c'è il colletto corto, alla coreana si diceva, colletto alla coreana. Allora, cosa ho detto? Mi vado a comprare qualcosa per coprirmi, però a sto punto la sciarpa, no, vado a comprare, ho guardato lo scaldacollo, scaldacollo, che si usa proprio per i motociclisti. Ce ne sono diversi tipi, infatti dopo adesso vi farò vedere quello che ho preso io, che è quello più estremo, però lo puoi usare come ti pare a te, perché se no c'è in pile così, però se piove si imbomba d'acqua, no? E quindi poi a quel punto cosa ho detto? Mi faccio anche un paio di guantini nuovi, perché c'avevo questi che poverini ormai, a parte che è pile, infatti ieri ho preso l'acqua, però ecco, non so se si vede, sono tutti consumati ormai, vabbè, hanno fatto comunque un sacco di anni, poi infatti Morciano Milano in busterino anche questi, questi sono da tenere per ricordo, perché sono rotti. E comunque il pile, se ero inzuppato dovevo fare così, devo strizzare, togliere l'acqua. Allora ho detto, beh, vado al negozio, compro uno scaldacollo e anche facciamo a questo punto un paio di guanti per moto. Mi hanno fatto provare, ce n'era uno che non mi dispiaceva, solo che non c'era la mia misura, c'aveva tutte le, per coprire le nocche. C'era per coprire le nocche, ma non c'era la mia misura, dopo mi stava lungo così, però mi sentivo bene. E dopo invece mi ha fatto provare quest'altro modello, quella lì, non mi ricordo che marca era boh, una marca strana, infatti anche questa è una marca strana, eccoli qua, guanti da moto. C'è un po' pelle, un po'. Ecco. Però allora, quando li ho provati prima di uscire dal negozio andavano bene, invece dopo andando
Quando devo andare a tirare qua, mi tira un po' qua, non so come mai. Adesso speriamo che piano piano qua si ammorbidisca un po', perché faccio veramente fatica a arrivare a prendere le leve del freni quando è ora di frenare. Se no, per il resto sono molto buoni, me ne hanno buttati anche a poco prezzo anche questi. Però tirano un po' lì, tirano un po' lì. Adesso mi si abitua. Oppure si devono ammorbidire un attimo loro, perché sono veramente tinchi, eh. Non avevo mai provato anche questi guanti con me, quelle cose lì, c'è l'armatura addosso. Queste invece delle cose di plastica, delle nocchiettine per riparare qui, c'ha sto coso qua di pelle. Sì, no, come... Poi non sono andato a vedere su internet, fa dell'abbigliamento fuori di testa per moto, dei giubbotti belli proprio, ho visto. Quindi magari guardano anche un po' più all'estetica che alla sicurezza, quell'altro erano proprio fatti apposta per la sicurezza. Però non so quanto costavano quelli, ma più o meno eravamo lì, questi, vabbè, adesso vi faccio vedere. Ecco. È lui in pratica. Moto guanti XS, che era nero impermeabile, quello è il prezzo. Però io l'ho pagato, siccome ormai qua a Morciano mi vogliono, grazie a tutti, infatti mi vogliono tutti bene. E quindi dove vado comunque mi fanno bene, mi aiutano sempre. Ok, quindi grazie veramente a tutti. E dopo adesso andiamo allo scaldacollo. Scaldacollo, aspetta che anche questo, perché... scaldacollo. Lo puoi. Così dopo chiudi qui dentro, qui è tutto, volendo lo puoi usare così, se no lo puoi mettere così, infatti stasera l'ho usato così, per almeno avere lì dopo, se no comunque fai così, o così, per i diversi modi, dopo chiudi, se è tutto chiuso. Scaldacollo, scaldacollo, scaldacollo. No, così. E diventa un passamontagna, così posso andare a fare anche le rapine in farmacia, quando... o vado in... dove ci sono? Ah, al banco. No, infatti mi fa strano perché queste cose così non le avevo mai provate, quindi ancora mi ci devo abituare anch'io, perché a parte che ci metto un quarto d'ora per prepararmi per uscire, cioè quando inizio a mettere quello e quello e quello. Adesso magari più avanti col tempo divento più svelto. Comunque così dai, questo l'ho usato così, scaldacollo. Vado in giro così, perfetto. Il casco qui chiuso, sono a posto. I guanti, che ancora mi ci devo abituare, anche questi, come ho detto, perché mi sento un po' tirare. Quando devo arrivare a prendere la leva, sento tirare. E qui, sto pezzo di pelle qua che... boh. Però la misura più grossa dopo... Vabbè, adesso vediamo, dai. Troverò un modo, oppure...
comunque sì, no, ci voleva tutta questa attrezzatura perché dai, non si può andare in giro così. Uff. Io mi hanno fatto venire caldo Eccoci qua. Dopo il giubbotto nuovo che devo dire fenomenale, però cosa aveva il colletto corto, quindi cosa ci vuole? Ho una sciarpa, poi ho guardato scaldacollo per moto, che infatti adesso sono proprio a posto perché. Però ho detto a sto punto invece di uno scaldacollo. Ah, ecco, vedi? È un po' da terrorista, uno che deve andare a fare una rapina da qualche parte, sembra, in effetti, eh. Però posso fare così, oppure lo posso anche tenere così. Cioè, volendo. Però così. Ecco, così, vai, così è caldo. Allora gli mettiamo il caschettino in testa, ah, anche i guanti, aspetta, i guanti nuovi ho fatto perché a sto punto erano bucati quegli altri, quelli che ho fatto fino a Milano, quindi anche i guanti, adesso la preparazione è diventata più lunga, prima magari in 5 minuti ero pronto e partivo, e invece adesso ora che chiudi bene tutto, infili tutto. È un po' più lunga forse, sì. La preparazione è un po' più lunga, però poi dopo mentre vai sei super a posto. Però qua, poi i guanti ancora li sento un po' duri, non, boh, un po', non me li sento. Solo che mi avevano fatto provare la taglia più grossa e arrivavano lunghe le dita. Però forse stavo più comodo. E invece questi sono giusti, però quando devo andare per tirare qua sotto, qua ancora tira la pelle, non so, mi tira qui sotto un po' e faccio fatica ad arrivare a prendere la leva del freno. Quindi adesso speriamo che mi ci abituo. Via, mettiamo il casco, quindi adesso dopo vedrete. Ciao! Sì, magari mi ci abituo col tempo. Questo è più della mia misura comunque. Tra l'altro mi arrivavano lunghe, schiacciavi, non ce n'erano. Comunque li proveremo. Caldi sono caldi, caldissimi. Infatti dentro casa non me lo metto. E quindi adesso allora facciamo una chiusura. Grazie a tutti. Voglio saluti e baci, vai, ciao! No, neanche così va bene. Niente, basta. Ciao a tutti.